Vai, zucca, che più alta, vai, più alta. Guarda lì. Ragazzi, oggi mi metto gli occhiali a cuoricino perché vi faccio venire una fame, vi faccio innamorare con una lasagnetta goduriosissima. Zucca, taleggio e speck croccante. Un'apoteosi di gusto! Una roba goduriosissima! Vabbè, iniziamo. Mi raccomando, se le ricette vi stanno garbando, come si dice da noi in Toscana, cliccate un bel like, iscrivetevi al canale e commentatemi sempre, perché io vi rispondo, vi leggo e ogni tanto vi rispondo. Mi raccomando, eh. Grammature perfette per una ricetta atomica. Allora, 500 grammi di farina, 5 uova, quindi per ogni etto di farina un uovo, pasta fresca, mi raccomando. Besciamellina perfetta, la ricetta è per ogni litro di latte, guarda che bello nel boccale, me la birra, 90 grammi di farina, 90 grammi di burro. Speck dell'Alto Adige, sarà fatto bello croccante da mettere sopra. Il formaggio grattugiato, quindi il parmigiano reggiano, grana, quello che volete, a gratinare. Un bel pezzo di taleggio DOP, mi raccomando, qui si fa sentimento, quindi non ce n'è grammature perfette, metteteci in antevenefare. Zucca a scelta, io utilizzerò la castagna toscana, ok? Una cipollina, olio, sale e pepe, quanto basta, eh? Iniziamo. Ferma qui, oh, t'ho detto sta ferma! E adesso vediamo se si prende nel mezzo, eh? Secondo voi ce la fo? I semi non si buttano via, ragazzi, si fanno essiccare in forno e poi si mangiano. Lo snack proteico per chi va in palestra. Allora, adesso togliamoli la buccia piano piano. Io fo così perché poi la voglio frullare, deve venire bella insaporita con la cipolla, le erbette. Adesso si scava per bene. Adesso la facciamo a pezzi. Questo occhiale non ci vedo più, via. A pezzi, non importa una cosa precisa perché tanto va stufata, quindi la fate a pezzi, più piccolo o più grosso, uguale. Alla base di un buon soffritto ci sta sempre una buona cipolla. Voi quale preferite fra la bionda, la moro, la rossa? Io scelgo la bionda. Ragusti su gusti, ragazzi. Ovviamente questo non è il coltello adatto, eh. Come si dice in gergo, ce ne freghiamo. Anzi, aspetta, te lo faccio vedere. In Toscana si dice così: mi importa una sega, quindi io la taglio come mi pare. Tagliamo la cipolla, senza guardare. Cipollina in pentola, in questo modo qua. Un filo di orex vergine di oliva, ma un filo, eh. Deve essere un filo, non di più, mi raccomando, un filo, un filino. Uno spicchietto d'aglio ce lo può mettere, ben via, giù. Accendiamo tutto, olio bollente, cipolla calda, cipolla brasata, l'aglio che soffrigge, ci andiamo a mettere la zucca. Vai, cuoci zucca, che c'ho da fare lasagne io. Una macinatina di pepe nero, io uso il selvatico, ma potete usare il pepe che volete voi. Oh, ma vi sta garbando la ricetta? Mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Oh, andiamo! Un pizzico generoso di sale, tanto iniziamo a piangere. Un pochino d'acqua, così, e lo lasciamo cuocere finché non diventa morbida. Così si frulla e si fa una crema. Che crema! Ah, guardate, sta cuocendo. Ah, sta cuocendo, la zucca si sta appassendo, fra poco si frulla, eh. Iniziamo a fare la besciamella. La besciamella perfetta si fa facendo il roux, quindi si fa il roux a parte e poi si mischia al latte bollente, così non vi vengono i grumi. Un fate come mia madre e butta tutto insieme per un troiaio. Allora, padellino. In un pentolino andiamo a mettere il latte a bollire. Ci mettiamo 90 grammi di burro e lo facciamo fondere. Burro fuso, ci andiamo a mettere la farina e andiamo a fare il roux. Il roux, mi raccomando, va cotto. Nel latte ovviamente ci mettiamo un po' di sale e un po' di noce moscata, se vi piace. Quando il latte è in fase di ebollizione, ci andiamo a mettere il roux dentro. Adesso lo giriamo finché non addensa, mi raccomando, giratelo spesso perché sennò si attacca e brucia. Dopodiché andremo a fare la pasta fresca, le sfogline, quindi spianatoia, olio di gomito e ciao, fontane, facciamo le sfoglie. Verrà una lasagna, ragazzi, che farà paura, vi farà godere tantissimo e la potrete riproporre o a ottobre oppure anche per le feste di Natale, come vi pare. La zucca bella morbida, eccola qui. Le andiamo a girare un po' e dopo averla frullata, guarda che crema, guarda che cremina, crema di zucca bella liscia senza grumi. Che spettacolo! Adesso prepariamo la pasta fresca. Dai, dai, dai! Per fare la pasta fresca. Grazie, Mario. Questa l'ha fatta mio amico Mario, guarda che spettacolo.
E adesso pasta fresca viene a me. Mettiamo mezzo chilo di farina. Con la manina andiamo a fare il nostro vulcano, come ci hanno insegnato le nonne, ragazzi. 5 uova. Porchettina, andiamo a fare la frittata. Guardate, spettacolo. Amalgamiamo per bene le uova. Poi, piano piano andiamo a prendere la farina intorno ai lati, senza distruggere la fontana, amalgamando piano piano la farina alle uova. Adesso, come nonna ci ha insegnato, tarocco, e andiamo a fare questa cosa qui. Guarda che bella. Quando la farina e l'uovo si saranno amalgamati per bene, andiamo con le mani e, come ci ha insegnato la nonna, olio di gomito finché non viene una bella palla omogenea. Va lavorato per circa 4-5 minuti. Lo mettiamo coperto in frigorifero con la pellicola, così che allenti la maglia glutinica. La mettiamo a nanna per circa un'oretta. Buonanotte! Andiamo a stendere le sfogline finemente, mi raccomando, facciamole fine fine fine. Fine come l'ostia. Se non vi venga della forma precisa, mettete voi la vostra teglia e l'andate a ritagliare in questo modo qua. Stendiamola finemente, mi raccomando. Fine fine fine. Mettiamo l'acqua a bollire e andiamo a cuocere in acqua bollente le sfogline. Qui ho preparato un ciotolo con dell'acqua ghiacciata, così le sfoglie, dopo averle cotte in acqua bollente, le raffreddiamo subito. 2. Ma quanto è buono il taleggio. Sale dentro, sfogline dentro, le caliamo, prendiamo delle belle pinze in questo modo qua. Se avete paura che vi si appiccicano, un goccino d'olio, piumarolina, e andiamo a raffreddarle così. Acqua ghiaccia, mesciolata generosa di besciamella in fondo. Primo strato ci andiamo a mettere la nostra sfoglia, e adesso besciamella abbondante, zucca, pezzettini di taleggio, qualche fetta di speck in questo modo qua, e sia lodato il parmigiano, una spolveratina. E adesso ricominciamo con gli strati fino ad arrivare in cima, belli pieni. Sfoglina a cuocere, fare il secondo strato, zucca abbondante, strato generoso di besciamella, speck dell'Alto Adige, parmigianino reggiano, abbondiamo di taleggio, e noci garba, abbonda col taleggio, fallo bello godurioso. Andiamo con l'ultimissimo strato, zucca, taleggio, in questo modo qua, ultimo strato di besciamella a finire proprio il ciotolo, a raschiare il ciotolo, così. Adesso vi faccio vedere così. 170 gradi, 30 minuti più o meno, ma noi la controlliamo bene. E via! Guardate, spettacolo, sta sobbollendo, sta avvenendo la crosticina. Mia, guardate che bellezza. Wow. Adesso la taglio e vi faccio vedere com'è dentro. E poi sbrodate davvero. Mamma mia, guardate là. Siete pronti a guardarla dentro? Mi raccomando, se la ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e commentate, perché questa ricetta, ragazzi, è goduriosissima. Mamma mia, guardate, ragazzi, che crema, che crema.